Bentornati amici, nel video di oggi andremo a vedere come è stata post-prodotta questa immagine. Vediamo che ci sono un po' di livelli, andiamo a vedere che cosa è stato fatto. Allora, partiamo dal principio. Abbiamo una foto, semplicemente come è stata scattata. Adesso io vado a cancellare tutta questa roba in maniera tale che la rivediamo insieme. Innanzitutto andiamo a vedere che sono state inserite delle altre immagini, tra cui questa immagine per il cielo. Adesso appena viene caricata andiamo a vedere come è stata inserita. Ecco, sta creando l'oggetto avanzato che in realtà a me non serve, per cui io la posiziono e lo rasterizzo subito perché non mi interessa che sia un oggetto avanzato. La posiziono in cima e uso il metodo di fusione scurisci. A questo punto però è necessario andare a creare una maschera, per cui seleziono il livello di sfondo e vado a scegliere Color Range. Color Range, come sappiamo, ci permette di selezionare in base al colore che abbiamo sul livello che abbiamo selezionato, per cui nel momento in cui io vado a cliccare un'area, quest'area diviene bianca, quindi è selezionata. Se io clicco e tengo premuto Shift, posso andare a selezionare con più precisione tutte le aree che voglio prendere in considerazione. Ok, direi che più o meno ci siamo e gli do l'ok. A questo punto ho realizzato una maschera e vado ad applicarla sopra il mio livello del cielo. Non è precisissima, infatti quello che vogliamo andare a fare adesso è questo. Innanzitutto gli mettiamo un pochettino di sfumatura. In secondo luogo possiamo selezionare, abbiamo selezionato il bianco, per cui quello che vogliamo andare a fare è espandere la selezione, e io direi che la espandiamo di un paio di pixel. Ok, l'abbiamo espansa di un paio di pixel. A questo punto andiamo ad assicurarci che il bianco sia bianco e il nero sia nero e vediamo che la selezione è già molto meglio. Potremmo effettivamente giocarcela un pochettino su questo parametro, ma diciamo che tutto sommato va abbastanza bene. Ora, un'area su cui sicuramente dovremo andare a lavorare è questa, perché come possiamo vedere dalla maschera è abbastanza danneggiata, non è così. Dobbiamo recuperare i dettagli qui dentro. Lo facciamo molto semplicemente andando a fare una selezione anche molto parziale, perché tanto qui a noi quello che interessa fare è recuperare tutta questa roba, per cui questo vado a riempirlo col nero ed è già molto meglio. Dopodiché vado a prendere lo strumento gomma. Io utilizzo molto la gomma in questo modo semplicemente perché mi permette di non dover usare, di non dover modificare continuamente i pennelli, quindi per lavorare sulle maschere va bene anche lo strumento gomma. E in questo caso io la uso perché la tengo con la durezza al massimo, mentre il pennello lo tengo morbido, la gomma la tengo dura. Così ho due strumenti fondamentalmente sempre settati senza dover stare continuamente a giocare con la durezza di entrambi. Preferisco così, mi consente di lavorare più velocemente e se dovesse essere comodo anche per voi, perché no? Ok, qui abbiamo recuperato più o meno tutti i dettagli, forse gliene ho data un po' troppa, facciamo uno invece di uno e mezzo. Ok, e qui già siamo a buon punto. Ora andiamo a fare un'altra cosa però. Abbiamo sempre il nostro livello delle nuvole selezionato, lo mettiamo all'interno di un gruppo e su questo gruppo apriamo una maschera. Prendiamo lo strumento gradiente perché adesso andiamo ad aggiungere un po' di realismo alla cosa, così si vede che sono incollate queste nuvole. Invece se noi andiamo a creare un minimo, proprio un minimo di gradiente, che poi ci possiamo giocare come vogliamo a seconda delle immagini, a seconda anche del gusto personale, ecco, secondo me una cosa del genere, vedete che gli dà un altro effetto, è più realistico così.
A questo punto però ci rendiamo conto che c'è un po' di scollamento tra questi due livelli, e questo per il fatto che sono due foto diverse, quindi è normale che non matchino istantaneamente. Allora, una cosa che possiamo andare a fare è andare a utilizzare i check layer, di cui parlo ormai spessissimo perché per me sono diventati strumenti indispensabili. Utilizzo il check layer per la luminosità e lo vado a mettere in cima. Vediamo che mi ha fondamentalmente eliminato le informazioni sul colore in maniera tale che io possa gestire le informazioni sulla luminosità, e secondo me il livello di sfondo è molto più chiaro rispetto alle nuvole, per cui vado a cercare di farli matchare. Secondo me così è molto più vicino piuttosto che così, anche perché la luce qui viene da dietro, quindi non ha molto senso che sia più illuminato il davanti rispetto al dietro se la luce proviene da dietro. Quindi così secondo me è molto meglio. Quindi a questo punto questo si può eliminare. Vediamo che i colori sparano un po'. Quando i colori sparano e abbiamo usato l'effetto curve, si può andare a provare a mettere luminosità come metodo di fusione e questo dovrebbe mitigare l'effetto. A questo punto andiamo a introdurre la seconda immagine, che è il prato, perché abbiamo aggiunto un prato un po' più carino qui davanti. Questo è un po' striminzito, un po' spoglio, per cui ne abbiamo messo un altro. Andiamo a inserirlo e andiamo a inserirlo ovviamente allargandolo un pochino. Ok. Ora ovviamente voi direte: ma come fai a farlo uguale all'altra volta? Non lo faccio uguale all'altra volta come era stato fatto prima, lo faccio un po' diverso ovviamente. Lo faccio come viene, è giusto a fini dimostrativi. Vediamo un po'. Era una cosa del genere. Direi che non va neanche malaccio. Ovviamente qui si può stare a rifinire la selezione in eterno. Nella foto vera e propria ovviamente l'ho fatto. Adesso qui non sto a menarla troppo per le lunghe, perché è soltanto per farvi vedere in linea di massima. Qui recuperiamo un po' di cespugli e qui invece facciamo il contrario, recuperiamo un po' di prato. E più o meno diciamo che ci siamo. A questo punto possiamo andare a vedere magari di aggiungere un pochettino di effetto solo su questo livello. Potremmo scurirlo un pochino, giusto per stare coerenti con quanto detto prima, e secondo me questo livello è anche più saturo rispetto al livello sullo sfondo, per cui mettiamo un livello di bianco e nero, poi ne gestiamo l'opacità in maniera tale che una cosa del genere, secondo me più o meno ci siamo. A questo punto andiamo a creare un livello correzione colore selettiva. Quello che vogliamo andare a fare è agire sui gialli e sui verdi per togliere in realtà un po' di verde e andare a inserire un po' di giallo, un po' di rosso. Questo semplicemente perché è una questione di gusto personale, non c'è un vero e proprio motivo. Andiamo a fare questo lavoro. Dopodiché andiamo a diminuire un po' l'opacità. Anche qui è questione di gusto, però personalmente non uso quasi mai gli effetti al 100% perché sono sempre troppo intensi al 100%, per cui vado sempre a cercare di mitigare quello che è l'effetto. Anche qui do una via di mezzo, così più o meno dovrei cascare su una cosa che sia vagamente credibile. Ora andiamo ad aggiungere un po' di Color Lookup Table, per cui andiamo ad aprire un nuovo livello di regolazione e andiamo a utilizzare Film Stock 50. A questo particolare livello diamo metodo di fusione colore e gli diamo un'opacità del 60%. Vedete come tira fuori un pochettino di toni caldi, però senza distruggere completamente l'immagine. Un'altra cosa che possiamo andare a fare è possiamo aggiungerne un'altra. A questo punto andiamo a inserire, eccoti qui, Futuristic Bleak. Ora, questo livello
È molto forte come effetto, come potete vedere, e noi gli andiamo a dare linear dodge, così è ancora più forte, ma tanto noi quello che vogliamo fare è applicarlo solamente un pochino sui bordi, per esempio nel centro non lo vogliamo applicare quasi per niente. Andiamo poi a diminuire il riempimento in maniera tale che ce la giochiamo più o meno così. Volevo fare il contrario però, scusatemi. Volevo toglierlo dalle nuvole in mezzo per non bruciarne i dettagli in modo da ottenere questo tipo di effetto. Un'altra cosa che possiamo fare è andare ad aggiungere un po' di vignettatura. Quindi andiamo a scurire questo livello, andiamo a scurire con le curve e di nuovo mettiamo luminosità. Dopodiché utilizziamo una bella selezione ellittica proprio qui nel mezzo, facciamo una cosa di questo tipo e ovviamente andiamo a sfocare di parecchio la nostra maschera, così abbiamo ottenuto di scurire i bordi lasciando intatto il centro. Ci stiamo avvicinando alla fine, ma non abbiamo ancora finito. Adesso quello che andiamo a fare è che premiamo Command Shift Alt T, avendo cura di aver selezionato l'ultimo livello, e creiamo un'anteprima. Quest'anteprima andiamo subito a mettere metodo diffusione sovrapponi, overlay, zoomiamo un pochino per vedere bene il dettaglio, andiamo a scegliere filtro e high pass. Abbiamo messo subito overlay perché così vediamo già l'effetto come deve venire applicato alla fine. Così possiamo vedere di quanto vogliamo enfatizzare i dettagli, perché vogliamo tirare fuori un po' di nitidezza, ma non troppa, cioè non vogliamo una cosa sparatissima in questo modo. Così, francamente, per il mio gusto è troppo. Una volta mi piaceva, ma adesso lo considero un po' troppo. Mi preferisco un dettaglio più fine, in maniera che sembri un pochino più realistico. Una cosa di questo tipo dovrebbe andare bene. Una volta che l'ho fatto, metto anche soft light, luce soffusa, perché è un pochettino più tenue. Con overlay ho visto bene che cosa stavo facendo, però poi lo diminuisco un po'. In alternativa posso lavorare sull'opacità, ovviamente. Adesso vado ad applicare una cosa molto simile a questa, anzi potrei proprio copiarlo tenendo premuto Alt in questo modo e invertendola, ottengo un effetto simil vignettatura, nel senso che ho lasciato accesi i miei dettagli solamente nel centro. In questo caso potrei fare una cosa ancora più incisiva facendo praticamente un cerchio, andando a riempire questo cerchio di bianco e andando a riempire l'esterno di nero. In questo modo andiamo a vedere questo livello dove è visibile quasi esclusivamente qui nel centro dell'immagine, mentre ai lati rimane un pochino più morbida, anche se comunque è molto nitida questa immagine perché è composta di foto che erano tutte nitide. Bene, questo più o meno è il procedimento. Direi che è venuta abbastanza simile. Qui ci sono delle cose da sistemare, ovviamente. Questa selezione va gestita sicuramente meglio. L'avevo fatta meglio quando l'ho fatta per davvero, ci avevo messo più tempo. Però a fini dimostrativi questi sono i procedimenti per ottenere una post-produzione di questo tipo. Può essere applicata su una qualsiasi immagine di paesaggio, il procedimento per rimpiazzare il cielo è quasi sempre lo stesso. In questo caso io ho usato colore più scuro invece di moltiplica, semplicemente perché mi sembrava più realistico l'effetto che dava sulle punte, sulle cime degli alberi. Infatti, con moltiplica, vedete che rimaneva questo bordino nero che a me non piaceva, mentre con colore più scuro, vedete, ha un effetto che secondo me era un pochettino più realistico, era come se si perdesse un pochettino meglio contro le nuvole, quindi l'ho preferito. Ma di solito uso tranquillamente moltiplica o sovrapponi a seconda del tipo di immagine. Ovviamente tutti questi procedimenti vanno bene per queste immagini, a seconda dell'immagine su cui state lavorando è possibile dover inserire dei valori diversi perché la dimensione dell'immagine può essere diversa e quindi anche il numero di pixel su cui si va a lavorare può essere diverso e anche le singole regolazioni che andiamo a inserire possono cambiare anche di parecchio in rapporto ai valori di colore e di luminosità della vostra immagine. Per questo motivo consiglio di utilizzare frequentemente i check layer per matchare le immagini tra loro, sia per quanto riguarda la luminosità, sia per quanto riguarda la saturazione, sia per quanto riguarda la tinta.
Lascerò il link per scaricare queste azioni per creare questi check layer in descrizione da qualche parte e mi auguro che tutto ciò vi sia stato utile in qualche modo.